Rifiuti zero, l'esperienza di Capannori, comune in provincia di Lucca, come esempio da emulare. Se ne discute domenica mattina a Nocera Inferiore nell'ambito del percorso verso la conquista di un traguardo ambizioso. Rifiuti zero, una strategia che si propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo da riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti da conferire in discarica allo zero, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente un processo di incenerimento o discarica. Stamane all'Isola Ecologica di Fosso Imperatore la conferenza stampa di presentazione dell'evento di domenica mattina. Uno step dove buona parte della cittadinanza che interverrà conoscerà, diciamo, quali sono i principi base di questa strategia, che poi io non la chiamerei solo strategia, ma io direi che si tratta di un nuovo modo di concepire, diciamo, i rifiuti, che poi, voglio dire, è ormai un decennio che con l'ideologo Paul Connett dagli Stati Uniti ormai si perpetua questa cosa, però concepire, ecco, i rifiuti pensando che se uno attua delle buone pratiche a monte i rifiuti possono diminuire già prima di smaltirli, quindi un concetto è un pochino questo qua, poi lo facciamo attraverso la raccolta dell'olio esausto, attraverso la riduzione delle bottiglie di plastica, diciamo, cercando di garantire l'approvvigionamento dell'acqua pubblica. Quindi tutta una serie di cose che poi man mano saranno dette in questo convegno e anche, diciamo, dopo con del materiale informativo e con degli eventi anche all'interno delle scuole. Quello di cui ci facciamo carico noi è quello di comunicare a tutti quanti quelli che possono essere i benefici di questa azione. Cominciare anche dalle scuole, cominciare a fare una sorta di porta a porta, prima che farlo con la raccolta, di farlo come comunicazione, perché noi stiamo parlando di un qualcosa che altrove è già il presente, da noi speriamo che possa essere un futuro immediato.